Melito di Porto Salvo, Molini Minniti, dopo aver ottenuto la necessaria autorizzazione dal comune, adotta la rotonda di San Leonardo. La sottrae così al degrado e la trasforma in un'aiuola pubblica. Un bel esempio di senso civico, un concreto gesto di partecipazione nella gestione dei beni comuni. E fare una cosa bella, credo che il bello piaccia a tutti. E Ecco, questo il significa comune. essere educati ed educare al bello, perché nel comune basterebbe allora Vabbè, i miei che genitori mi hanno tutti. insegnato questo. Se il comune non prende spunto di queste iniziative, non lo so io. Abbiamo Ma visto non è come colpa del comune, anche del direttore, cittadino. anche dei cittadini, perché il messaggio io l'ho lanciato, l'ho mandato. La gente vede e piace, perché il bello, come dicevamo prima, il bello piace a tutti. E avere una realtà così non costa più di tanto, anche perché, le ripeto, e non vorrei ripetermi nelle mie parole, è nostra questa, non è né dei commissari, né del sindaco, né è della Madonna, è nostra. Una città bella e ben curata è una città che vale di più, che attira visitatori e turisti, che richiama studenti, che incoraggia il bello e incoraggia anche investimenti. Una città la cui bellezza non serve solo a dire quanto è bella, ma che si può monetizzare in valore per i suoi cittadini. Mimè Minniti con questo gesto mantiene in vita le vecchie tradizioni non solo all'interno del proprio mulino, ma seguendo il pur abusato esempio delle donne di un tempo, che curando lo spazio davanti alla propria casa, curavano un amor proprio che si estende e si estendeva di casa in casa. Un esempio che dovrebbe estendersi anche a merito di piazza in piazza, di marciapiede in marciapiede, di periferia in periferia, per tutto quindi il paese. Gli inglesi lo chiamano grande società o società allargata, cioè una società in cui anche io, tu e lui facciamo la nostra parte nella cura dei beni comuni, dei beni pubblici, affiancando gli enti locali o anche sostituendosi a loro se la prendono comoda o se non se la filano proprio, come nel caso di Melito di Porto Salvo. Come mai qui non vengono i vandali? Quindi vuol dire che laddove c'è il bello Vabbè, attira il bello, certo. bello? Almeno mi auguro che sia questo il messaggio che volevamo lanciare, perché se non Cioè non abbiamo avete trovato rispetto, mai distrutto, buttate no, carte qua dentro, nel modo più spazzatura? assoluto, anzi qualcuno abbiamo visto che c'era qualche carta e l'ha tirata fuori. È un esempio proprio di civiltà Quindi questo. se c'è il Il comune di bello, la Melito, gente poi vede il bello e non Il comune di sporca. Melito, diciamo, i melitesi al bello ci tengono e l'abbiamo visto perché è durato, non abbiamo visto vandali, non abbiamo visto nessuno. Ho saputo che mi pare che la villa comunale sia stata Perché non devastata. era bella, molto probabilmente, non era bella e Allora quindi. bisogna renderla bella, perché magari quando è bella la gente. Certo. Sono diverse le aree nel territorio comunale invase da folta vegetazione spontanea, molte delle quali a ridosso di abitazioni, centri urbani, piazze. Lo spettacolo che ne viene fuori in questo paese è indecoroso, per una città che vuole definirsi civile. Ebbene, basterebbe assumere, la semplice iniziativa, adotta un'aiuola, cioè quello che ha fatto Mimè Minniti. La dottor è già messa in atto questa iniziativa da molti comuni d'Italia, iniziativa che potrebbe essere risolutiva per un ente come quello melitese, sensibilizzare i cittadini alla cura del verde pubblico e nel contempo quindi avviare un programma di riqualificazione urbana e ambientale. Quindi, dopo questa iniziativa di Molini Minniti, speriamo vivamente che la commissione straordinaria si impegni a varare un regolamento. Si tratterebbe solo di scambiare un piccolo spazio pubblicitario, per esempio, con un intervento di decoro urbano, senza ulteriori oneri da parte dell'ente comune, che oltretutto non è in grado di mantenere tutte le aree a causa dei continui tagli di cui è stato vittima, come tutti i comuni italiani, negli ultimi anni. Va precisato che iniziative simili sono già presenti sul nostro territorio, anche se non opportunamente regolamentate
e moltissimi altri comuni italiani. Il proliferare di tali iniziative sull'intero territorio nazionale, ricordiamolo, ha richiamato anche l'attenzione del Governo centrale che nel decreto legge 133 del 2014, decreto legge comunemente conosciuto con il nome Sblocca Italia, ha previsto delle agevolazioni per tutti i cittadini o associazioni che partecipano attivamente alla tutela e alla valorizzazione del comune. È evidente che come il governo tenti di estendere il campo di partecipazione cittadina non solo alle aree verdi ma anche alla pulizia di piazze e strade purché ben delimitate, quindi sarebbe interessante iniziare anche a merito di Porto Salvo a lavorare al progetto Adotta un'aiola per giungere tra qualche mese o tra qualche anno ad una organizzazione autonoma del paese, soprattutto nelle frazioni. Serve quindi una delibera che agevoli e incentivi ulteriormente l'iniziativa di singoli gruppi o associazioni, che preveda di concedere la manutenzione e la gestione di spazi verdi pubblici alla cittadinanza, con l'obiettivo di aumentare il senso civico della propria comunità, migliorare la cura del verde pubblico e cambiare la prospettiva dei cittadini sul paesaggio urbano. Un parco, una strada, un'aiola come quella appunto adottata da Mimè Minniti, ovvero lo spazio che i cittadini condividono, è loro a tutti gli effetti ed è il primo bene comune da tutelare e migliorare. Noi cerchiamo di rendere piacevole l'accoglienza, noi accogliamo la Madonna di Porto Salvo, la Regina della Pace accoglierà la Madonna di Porto Salvo, si incontrano le Madonne ed è bello che sia un ambiente, diciamo, consono, un ambiente pulito, un ambiente fiorito. Diciamo un esempio da seguire che possono prendere non soltanto i commissari ma soprattutto i suoi colleghi, chiamiamoli operatori commerciali più che altro, ma anche i semplici cittadini potrebbero davanti casa mantenere pulito. Dottore Vinci, questo è nostro, ci appartiene, perciò se ci appartiene e lo teniamo bello noi, lo teniamo prima per noi e poi per gli altri. E non è che, ripeto, costa più di tanto. Beh, speriamo che oggi i cittadini meritesi, passando da questo luogo, dove poi un luogo della Regina della Pace, un luogo sacro, perfetto, con la Madonna, portato la Madonna, si convertano al bello. Speriamo, convertano al bello. L'augurio, il bello piace a tutti. Fare una cosa bella con i miei ragazzi. Non è il primo anno, perché abbiamo visto che già da qualche anno vi... Sì, è più di un anno che io ho chiesto l'autorizzazione ai commissari, per della verità non mi hanno negato nulla. Dopo l'esempio quindi di Mimè Minniti, sappiamo tra l'altro che sempre più melitesi vorrebbero prendersi cura direttamente del verde cittadino, adottando aiuole, giardini, piccole aree abbandonate, la villa comunale, trasformare marciapiedi davanti all'ingresso di casa in prati curati, e forse sarebbe ora di ascoltarli. I commissari hanno dato la disponibilità a realizzare quello che io avrei voluto fare. Non hanno messo nessuna, diciamo, condizione. E noi lo facciamo con grande amore, anche perché io con la collaborazione dei miei ragazzi non ci costa nulla, diciamo, e ci teniamo, diciamo, sì, il verde, sì. Che poi il verde è di tutti, il verde non è che è solo mio perché lo curo, il verde è sprigiona ossigeno, diciamo, il verde è chi passa. E vedo una cosa bella, piace. Non ho visto mai vandali che abbiano devastato. Infatti, quindi vuol il bello, dire, credo vuol che dire il paese, che... i melitesi, vedendo il bello, sicuramente lo terranno più bello. Questo, certo.